Ciao a tutti dal vostro Skipam, oggi parliamo ancora di Coppa del Mondo, vi farò vedere dei filmati di Braten che ha appena vinto a Solden, il gigante di Solden, e vi prendo lui come esempio in realtà di una sciata, di un modo di sciare che è abbastanza generalizzato. In particolare voglio farvi vedere come gli sciatori moderni di Coppa del Mondo sciano sul ripido, facendovi vedere sostanzialmente che la conduzione è un qualcosa che si faceva molto di più una volta rispetto ad adesso, ok? Oggi sul ripido vediamo queste intraversate che sono nate, diciamo, negli anni 2000, nei primi anni 2000, e a mio parere sono andate sempre più accentuandosi nell'arco del tempo, forse con una piccola pausa quando sono arrivati gli sci raggio 35, quando c'era Ligeti che in realtà conduceva delle curve, faceva delle curve perfettamente carvate, passando anche abbastanza lontano dai pali, facendo tanta strada, ma con una conduzione perfetta. Però da quando sono tornati gli sci raggio 30, è tornata grandemente alla ribalta questa tecnica che gli inglesi chiamano, gli anglosassoni chiamano stivoting, dell'intraversata a inizio curva. Vi farò vedere in questo video perché, a mio parere, gli sciatori utilizzano questa strategia. In un altro video che ho un po' in testa, devo un po' studiarlo, vi farò vedere come, paradossalmente, negli anni 90, nell'era tomba, gli sciatori conducevano molto di più rispetto ad adesso. Questa tecnica non c'era e anche sul ripido le curve erano molto più rotonde, molto più condotte e molto meno sbandate. Paradossalmente, ok? Cioè, sembra quasi che con gli sci che conducono sempre meglio si sia andato verso, sempre di più, verso una minor conduzione. Ovviamente sto parlando di ripido. E su pendenze medie e soprattutto sui piani ovviamente c'è ancora una perfetta conduzione, ma man mano che la pista diventa sempre più ripida, la conduzione viene sempre meno, fino ad arrivare a livelli di conduzione veramente molto bassi. Di fatto, come vedremo, la conduzione avviene solamente, il carving, quindi la conduzione pura, il 100% della conduzione avviene solamente da metà curva in poi e spesso addirittura a fine curva. Vediamoci allora questo giovanissimo e molto forte sciatore norvegese, sono molto curioso di vedere se saprà confermarsi nelle gare che verranno. Allora, iniziamo innanzitutto andando a vedere di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di questo: lo sciatore, invece di mettere lo sci sullo spigolo e condurre dall'inizio alla fine, mette lo sci di traverso, ha una fase di sbandata, poi una fase di semiconduzione e poi una fase di taglio che può avvenire prima o dopo, che a volte avviene verso proprio la fine. Per esempio, in questa curva qui abbiamo una fase evidente proprio di traverso, di frenata, di conduzione zero, poi inizia un misto di conduzione sbandata e poi dopo il palo lo sci taglia e abbiamo il carving puro. Di solito questo è quello che avviene e queste tre fasi possono essere più o meno evidenti, più o meno lunghe, a seconda del tipo di curva e anche dello stile dello sciatore. Ora andiamo a vedere perché lo fanno. Secondo me lo fanno per far meno strada. Evidentemente conviene far meno strada andando un po' più piano piuttosto che fare più strada andando più veloce. Cosa vuol dire questo? Allora, loro arrivano qua e mollano gli spigoli, ok? E vanno dritti per dritti verso il palo successivo. Se volessero condurre la curva dall'inizio alla fine, dovrebbero insistere un po' sull'esterno, farsi portare più in alto per poi attaccare la curva qua e riuscire a condurla, per riuscire a condurla dall'inizio alla fine, o comunque condurla molto di più di quello che non fanno. Ok, invece loro vanno dritti per dritti, puntano verso il palo. Ovviamente, se invece di sterzare in questo modo volessero condurla completamente dall'inizio alla fine, dovrebbero metterli sugli spigoli in questo punto. Il problema è che dopo andrebbero a finire fuori linea, ok? Perché non c'è lo spazio proprio fisico per far carvare lo sci, per far condurre lo sci dall'inizio alla fine. Quindi devono mettere lo sci di traverso, questo serve a due scopi: uno, perdere velocità; due, indirizzare gli sci in modo tale che poi quando vado ad agganciare lo sci è già indirizzato e quindi riesce a fare una curva che ha un arco molto inferiore rispetto a quello che riuscirebbe a fare lo sci anche deformandolo all'inverosimile.
Questo ovviamente comporta una perdita di velocità, ma comporta fare molta meno strada piuttosto che condurre la curva dall'inizio alla fine, che comporterebbe fare una cosa di questo genere, no? Invece lui fa una cosa di questo genere, e che evidentemente è più produttiva dal punto di vista cronometrico. Veniamo al discorso tecnica. Questa tecnica è molto diversa da quella tradizionale? Secondo me no, i movimenti sono sempre quelli, semplicemente questo movimento qui. Nella tecnica tradizionale, questo movimento andrebbe fatto spalmato, diciamo, su uno spazio piuttosto ampio. Con questa tecnica qui, lo stesso movimento viene fatto in modo molto breve e repentino, viene esaurito in questo punto. Tant'è che poi da qui in poi cosa fa lo sciatore? Non fa niente, aspetta, 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 e qua aggancia. Ecco, sicuramente ci vuole sensibilità, ci vuole una tecnica abbastanza di livello elevato, direi da livello 6 in su, e magari fare agonismo può aiutare. Ci vuole la capacità di alleggerire di molto lo sci per riuscire a girarlo, e poi ci vuole la sensibilità di riuscire a passare dalla derapata alla conduzione. Quindi uno sciatore che sa già condurre bene in velocità, generare forze. A questo punto gli verrà abbastanza naturale, nelle condizioni in cui ci deve mettere il piede, come si dice in gergo, fare questo tipo di mossa. Ok? Quindi direi dal livello 6 in su, e direi che l'agonismo può aiutare molto a sviluppare la sensibilità necessaria per utilizzare questa tecnica. Ultime due cose interessanti dal punto di vista tecnico. Pensate a questo. Provate a rispondere a questa domanda. Come fa lui a passare dallo slide alla conduzione? Adesso questa era una curva mezza slidata, mezza condotta, ma qua che lo slide è proprio palese, cioè lo sci ortogonale alla direzione dello sciatore. Dallo slide alla conduzione, che cosa fa? Perché sembra quasi che non faccia niente. In realtà, secondo me, fa un paio di cose. Provate un po' a pensarci, magari ditemelo nei commenti, secondo voi, come fa a far agganciare lo sci e a farlo carvare, mentre prima lo sci stava derapando. Ok? Seconda cosa, come fa a alleggerire lo sci? Cos'è che fa alleggerire lo sci? Perché guardate che decolla, ogni curva si stacca dal terreno, quindi deve generare una forza notevole verso l'alto. Questo l'abbiamo già visto nell'ultimo video, però anche questa è una cosa interessante, perché lui non fa una grande estensione, eppure si stacca dal terreno. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate qui sotto se avete qualche domanda o qualche considerazione da fare. Mi raccomando, andatevi anche a vedere qualche video degli anni 90, dove scoprirete che questa tecnica non esisteva e le curve erano molto più condotte rispetto alle attuali. Direi che è veramente tutto anche per oggi, ci vediamo alla prossima, mi raccomando come al solito, casco in testa ben alzato e gas aperto sempre!